nostro incontro. Per cui, se adesso c'è qualcuno che vuole prendere la parola per specificare, per replicare, per comunque intervenire, ne ha sicuramente facoltà. Prego. Prego. Si viene qui. Grazie. Molto velocemente, sono Luigi Marattini, ricercatore dell'Università di Bologna. Vorrei fare una domanda, se possibile, poi mi risponderà chi vorrà. Su quale delle tre di queste tre cose si è d'accordo? Tre punti molto semplici, tre proposte molto concrete. Primo, il passaggio dell'università da ente a fondazione di diritto privato, rimanendo pubblica come è in Inghilterra. Le università in Inghilterra sono pubbliche, ma sono fuori dal perimetro della pubblica amministrazione e quindi hanno quei margini di autonomia che altrimenti non si riuscirebbero mai ad avere. Questo, fra l'altro, implicherebbe una cosa che spesso è dimenticata. Già da 20 anni il personale tecnico amministrativo di università ha un rapporto di tipo privatistico, sebbene con ampie garanzie pubblicistiche. I docenti universitari no. I docenti universitari sono l'unica categoria rimasta, assieme a prefetti, magistrati e forze dell'ordine, ad avere il privilegio del contratto di diritto pubblico. Quindi con il passaggio dell'università da ente a fondazione di diritto privato non solo si riesce a si dà il presupposto giuridico ad avere tutta quell'autonomia di cui da 20 anni tutti parlano, ma che non si fa mai, ma si riesce anche a sanare, diciamo, questa piccola, si dà un vero elemento di autonomia agli Atenei per poter operare al di fuori dei vincoli del diritto amministrativo, perché che lo vogliamo o no, oggi assumere un docente ordinario è come assumere un commesso in comune. Stare all'interno del perimetro del diritto amministrativo che poteva essere giustificato l'università 40 anni fa non è più giustificato adesso, nel momento in cui l'università è una realtà di mercato, ma non di mercato perché prepara quelli a seconda di quello che dice il mercato, è una realtà di mercato perché compete con altre università, quindi per definizione è una realtà di mercato. Badate bene che questo non significa privatizzare l'università, perché in Inghilterra, ma anche alcune delle più famose università americane come Berkeley ad esempio, sono pubbliche. Il capitale è pubblico, semplicemente si è fuori dal recinto della pubblica amministrazione. Chi è d'accordo e chi no? Secondo, chi è d'accordo nell'elevare dal 10 ad almeno il 50% la quota di risorse pubbliche, il fondo di finanziamento ordinario, distribuito sulla base del merito, laddove merito è le performance che un'università raggiunge in termini di ricerca e in termini di didattica, nient'altro. Perché quando si dice che bisogna misurare in realtà anche l'impatto territoriale, è una formula vuota che significa semplicemente lasciare il finanziamento su base storica come è adesso. La Gelmini l'ha elevato al 10%, in realtà credo sia anche meno i valori attuali. Chi è d'accordo a portarli non meno del 50%? Un sistema di valutazione della ricerca, sebbene imperfetto, con l'Ambur è stato iniziato, nessuno ha mai iniziato neanche a parlare di un sistema di valutazione didattica. Chi è d'accordo nel far questo? E se questo significa la chiusura di qualche ateneo, pazienza, perché abbiamo 98 ateneo su 108 province e non c'è nessun caso nel mondo occidentale. Terzo e ultima proposta, riconoscere che l'attuale sistema delle tasse universitarie, uno dei miei sogni della mia vita è fare in modo che gli studenti lo capiscano, non c'è modo di farglielo capire. Le tasse come sono adesso sono un enorme regalo dai più poveri ai più ricchi. Quindi chi è d'accordo nell'elevare le tasse universitarie facendo anche scomparire il limite del 20% del finanziamento sulla base sul totale dell'FFO, elevarle iniettando una vera progressività, per fare in modo, come dice un documento chiamato Costituzione Italiana, che ai capaci e meritevoli davvero sia garantito il diritto allo studio. Con le risorse aggiuntive derivanti da un innalzamento della tassa universitaria, ovviamente per chi le si può permettere, finanziare un vero sistema che riesca a sanare quello che è il sistema sociale a più bassa mobilità sociale nel mondo occidentale. Voi prendete il sistema svedese, quello americano e quello italiano. Indovinate di questi tre fattispecie chi è il sistema dove il figlio di un operaio ha maggiore probabilità di fare l'operaio e il figlio di un ingegnere è il nostro. Quindi l'attuale sistema di tasse universitarie è fatto in questo modo, che come slogan favorisce la mobilità sociale, in realtà è quello che la sta bloccando. Tre proposte, chi è d'accordo, chi no. Grazie. Grazie. Grazie a Luigi Marattin. Il professor Luigi Pepe, lo presento io. Sono docente di questa università, ecco, mi permetto di dire che non sono d'accordo su nessuna delle sue proposte. Cioè, sulla prima, io ho recensito recentemente un volume,
proprio sulle fondazioni universitarie e la strada dei paesi in via di sviluppo o di sottosviluppo, Botswana, ecco, cose del genere. Questi sono quelli che hanno abbracciato completamente, diciamo, l'idea delle fondazioni universitarie. L'Inghilterra ha delle università molto discontinue tra di loro, per diventare, visto che lei parla di mobilità sociale, l'Inghilterra è il paese che ha minore mobilità sociale del mondo, va bene? E che per tutti quanti i ministri inglesi vengono o dall'università di Oxford o dall'università di Cambridge, nemmeno dall'università di Londra che è stata fondata nell'Ottocento, va bene? Neanche dall'università di Londra. Come? Ma guardi che nessuno di questi è povero, è cominciato, sono tutti figli di papà, a cominciare da Camerun, che diciamo bisognerebbe vedere la biografia di questi personaggi. L'idea di trasformare in fondazioni forse va a piacere a qualche rettore che sarà, diciamo, bocciato, ecco, e che non farà carriera politica. Ecco. Già sappiamo che in alcune università periferiche, per esempio Messina, si sta facendo questa direzione, perché i rettori non riescono a trovare, diciamo, una collocazione politica. Lei sa la legge Gelmini, questa è l'unica domanda che vorrei fare. Qui abbiamo sentito alcuni favorevoli e alcuni contrari a quello che è stata la politica, diciamo, nell'ultimo periodo. Chi è favorevole a abrogare la legge Gelmini? Ecco, questa, abbiamo sentito che i rappresentanti del PDL, del PD, erano contrari. Quindi voi presenterete, diciamo, progetti di legge per l'abolizione della Gelmini. Ecco, questo mi fa piacere. Quello che è successo, per esempio, a Messina, diciamo, la legge Gelmini, tra l'altro, ha fatto un compromesso sporco con i rettori. Gli ha detto: voi vi confermo, scusa, perché lui non era neanche, diciamo, rettore in quel momento. E gli ha detto: io vi confermo per 5 anni, non vi faccio rieleggere, voi fate quello che vi pare, cioè vi ha dato pieni poteri in sostanza. Diciamo, all'interno. Le università si stanno trasformando in una specie di corti barocche, va bene? Per cui c'è praticamente un ambiente autoreferenziale che circonda il rettore in modo sempre più esclusivo e che, diciamo, esclude quelle che sono le componenti principali, che sono quelle dei docenti e quelle degli studenti, che sono la vita dell'università. L'università medievale era una società di docenti e di discenti. Questo è il punto fondamentale. Questo deve rimanere l'università, non trasformarsi in qualcosa di generico, in un servizio sociale indistinto. Questo lo dovrebbero capire gli stessi economisti. Io non sono economista, però so che la Fiat, quando se l'ha messa a fare la promozione dell'arte contemporanea, stava andando nel baratro, quando è ritornato a fare le macchine, insomma, si è ripresa. Quindi stiamo attenti anche a caricare l'università di una serie di responsabilità esterne che poi favoriscono la burocratizzazione interna e la moltiplicazione di componenti parassitarie all'interno dell'università e della società. Bene, grazie. Il timer non lo proietto più, ma l'ho qui davanti al computer, siamo rimasti sotto i 4 minuti. Ecco, eventualmente eviterei subito il... C'è qualcun altro che... Professor Somma, poi subito dopo l'altro rappresentante. Prego. Grazie, io sono un insegnante di questo Ateneo. E vorrei chiedere ai candidati se c'è qualcuno che ha la sincera volontà di dialogare con il mondo universitario. È chiaro che i 5 minuti non sono sufficienti per farsi un'idea, però l'idea di fondo è quella che viene raffigurata da questa sala. Candidati che, a prescindere dal posizionamento, sostanzialmente dicono tutti che occorre rilanciare l'università, e voglio ben vedere se qualcuno può avere come programma quello di affossare l'università. Dopodiché qui in questa sala ci sono appunto i candidati, probabilmente qualche amico, compagno dei candidati, e non so quanti dipendenti dell'università, ma credo che si possano contare sulla punta delle dita. È come se si stesse svolgendo una sorta di rito che corre parallelo rispetto a quello che la società fa, che la politica fa, e un rito che magari il rettore meritoriamente voleva trasformare in qualche cosa di diverso, però mi sembra che purtroppo l'immagine è sostanzialmente questa. Cioè, se si smettesse, no, di
o parlare in termini generici, o mi perdonerà Maratin, io amo polemizzare con lui e lui ama polemizzare con me, prendere ricette novecentesche sulle virtù benefiche del mercato, no, vogliamo per cortesia tornare al dialogo. Noi siamo una comunità di persone fatta di studenti, di personale tecnico amministrativo, di studiosi, che vuole dialogare con la società, con il mercato, ma non solo con il mercato, con la società nel suo complesso, con la politica, con la cosiddetta società civile e così via. Noi non abbiamo gli strumenti per farlo, perché non avendo quattrini non siamo in grado di dialogare ad armi pari con chi sta fuori di noi. Noi subiamo semplicemente degli interessamenti che ci portano a dialogare in modo settoriale, però è anche in modo succube con alcuni pezzi di società, e non riusciamo appunto a parlare di noi con le componenti della società. Chi tra i politici conosce veramente, io conosco dei politici, non voglio fare dei nomi, politici che non sono colleghi miei dell'università e a cui ho offerto diverse volte di passare una giornata con me, di vedere quanti soldi devo spendere dei miei per comprare i libri perché non ci sono nell'università, che tipo di adempimenti burocratici e quanto tempo io spendo in adempimenti burocratici sulla cosiddetta valutazione, spiegare che la valutazione di per sé, così come questi slogan stile merito, non vogliono dire assolutamente nulla. Raccontare che in Germania i grandi centri di ricerca sono penalizzati dalle valutazioni perché sono fatte con dei criteri che non sono adatti ad un gruppo sociale. L'università è un gruppo sociale che, sentendosi parte della società, vuole essere attraversato dalle idee della società, ma anche attraversare la società con le proprie idee. E se ci impongono dei modelli che non sono i nostri, ma che sono quelli del mercato, la competizione e così via, che vanno bene per il mercato ma non vanno bene per noi, se ci pongono di altri modelli che sono quelli della politica o di altri settori, la cosa non potrà mai funzionare, non potremo mai contribuire alla crescita della società. Le società nostre sono società complesse, fatte di tanti poteri che devono controllarsi a vicenda, rispettarsi a vicenda, e questo è quello che chiediamo alla politica: capacità di ascolto e di conoscere il nostro mestiere, venire a vedere quello che facciamo e non ripetere francamente le cose che più o meno abbiamo sentito da sempre, però poi la realtà è un'altra. Grazie al professor Somma, aveva chiesto la parola. Prego. Sì, ma penso che ci metterò un minuto. Volevo solamente rispondere alla domanda di Martin. Dunque, noi radicali siamo liberali, liberisti e libertari. Queste sono le tre L nostre. Quindi, dal punto di vista della prima domanda, sicuramente io non posso. Cioè, parlo per conto mio, so che sicuramente il mio partito sarebbe d'accordo sulla linea. Poi sulle specifiche proposte non lo so, però. Direi che quando si toglie dal controllo pubblico qualche cosa, per noi generalmente va bene. Sulla questione sulla seconda domanda, che è quella delle performance, ecco, mi rilascio al discorso della abolizione del valore legale del titolo di studio. Secondo noi questo è un modo per migliorare le performance e, diciamo, poi poterle valutare dal punto di vista proprio dei risultati reali. Dal punto di vista delle rette, sicuramente alzarle è un'idea interessante. Credo che liberalizzarle potrebbe essere un discorso più completo, in cui magari si potrebbe arrivare al punto in cui un'università, vedendo un candidato molto molto interessante, un immatricolato molto molto interessante, possa decidere di fargli scendere la retta. Questo è un modo per dire di dare una borsa di studio, insomma, ecco, comunque i modi sono tanti, quindi io direi di sì a tutte e tre le cose. Grazie. Dunque, seguendo l'ordine, Paola Boldrini, prego. Grazie Andrea. Ma io in particolare, perché il professor Somma, professore, diceva: voi non sapete che cos'è l'attività all'interno dell'università. Io ci lavoro da 30 anni come tecnico amministrativo e in tutta la mia esperienza ho sempre seguito i docenti, per cui conosco benissimo, ed è per quello che anche la mia candidatura, dico la verità, è emersa da questo punto di vista. Conosco anche la fatica dei docenti, perché come in tutte le realtà, anche la società, diciamo che l'università è una società fondamentalmente perché ha varie rappresentanze, come in tutte le società comunque ci sono fior di eccellenze, mi permetto di dirlo, e come in tutte le società ci sono anche delle mediocrità, lo sappiamo.
però mi permetto anche di dire una cosa, che sta diventando sempre più difficoltoso anche per i docenti fare ricerca e farla a tutti i livelli. Lo so perché attualmente io ricopro un ruolo di amministratrice e capisco la vostra difficoltà addirittura a spendere 100 euro per comprare un toner. Noi abbiamo una burocrazia che è sfrenata e non ci fa vedere quanto può essere efficiente un'università, perché tutti questi intoppi burocratici ci rallentano completamente, quindi oltre al problema di non avere dei fondi, è il problema anche di spenderli i fondi, perché purtroppo abbiamo questi legami che sono e ci impediscono di andare avanti e a voi impediscono di proseguire nella ricerca. Per cui questo è un grosso problema, io lo sento tutti i giorni e tutti i giorni si lamentano per queste cose, quindi è un problema grossissimo. Al di là del fatto però che mi permetto anche di dire che c'è già un meccanismo di valutazione della ricerca, il VQR, lo sapete, è già stato fatto, quindi siamo già avanti su questa cosa. È che purtroppo, come tutti i meccanismi nuovi, devono essere sperimentati, imparati, può anche darsi che ci siano dei cambiamenti da fare, come la legge Gelmini, che davvero è stata una cosa che l'abbiamo, fra virgolette, subita, ha bisogno di modifiche. Se noi la annulliamo dobbiamo ripartire da capo, quindi andiamo a vedere che cosa si può cambiare direttamente già da quello, altrimenti ci mettiamo altri 10 anni per rivedere di rifare una legge ex novo. Quindi andiamo a vedere quello che si deve cambiare in questa legge. Per quanto riguarda anche la didattica, un altro problema grossissimo che si affronterà in questo periodo con la valutazione AVA sui corsi di insegnamento, anche lì purtroppo i tagli che saranno preminenti porteranno ad avere una riduzione anche dei corsi di studio, quindi che cosa succederà? Che l'offerta formativa diminuirà, come è stato scritto in quel documento, diminuendo l'offerta formativa diventiamo anche meno, fra virgolette, appetibili come università. D'altro canto sono anch'io d'accordo che le università dovrebbero specializzarsi sempre di più in alcune posizioni per eliminare, è vero, lo dico anch'io, troppe frammentazioni di università. Avere un'università per ogni provincia diventa davvero un problema grosso. Quindi andiamo ad avere, che lo sta facendo anche Ferrara, andiamo ad accordarci con altre università. Questo deve essere, perché insieme si riesce ad ottenere più fondi, più ricerca e più sviluppo. Un altro problema che secondo me l'università deve affrontare è il collegamento con il lavoro, perché lo diciamo tutti, i ragazzi non trovano lavoro, ma come fanno i ragazzi a trovare il lavoro se escono dall'università e hanno un'idea teorica di come può essere il lavoro? I ragazzi devono pian pianino avere un'alternanza a scuola-lavoro, questo secondo me è un'altra cosa importante, cosa che l'università negli anni ha sempre detto, io gli insegno ai miei studenti, li preparo culturalmente, poi ci penseranno loro. Non è più così. L'università si deve preparare ad insegnare, ad entrare nel mondo del lavoro. Ferrara lo sta già facendo, io lo so perché provengo da un ufficio dove si faceva questa cosa, tra l'altro l'università li sta preparando per entrare nel mondo del lavoro. Per portare i ragazzi a lavorare non è che con la bacchetta magica ci arriviamo, quindi anche questo è un percorso che secondo me, attraverso una riforma, si sta parlando tanto di apprendistato, vediamo gli spot. Per poter riuscire a far entrare un ragazzo anche nei dottorati, perché il dottorato, che è un'altissima qualificazione, ha delle problematiche, perché portare un ragazzo in apprendistato perché possa entrare nel mondo del lavoro, ci sono delle strettoie burocratiche e delle normative che confliggono l'una con l'altra, che è difficilissimo. Quindi anche la regione che mette a disposizione dei fondi per poter fare questo tipo di trasmissione, appunto, dal mondo dell'università al mondo del lavoro in altissima qualificazione, fa fatica, perché ci sono dei conflitti. Anche qui bisogna ragionare in questo senso, che la normativa universitaria si deve sposare con canali diversi e diversificati, ma che portino tutti allo stesso obiettivo. Purtroppo la ricerca ha delle strettoie, perché ha dei tempi l'università suoi, che la ricerca invece ha diversi, quindi dobbiamo snellire dal punto di vista burocratico, levare quei paletti che non permettono alla ricerca di essere più fluida e più fruibile. Questo è il mio punto di vista. Quindi il fatto di poter capire dall'interno l'università è anche perché capisco quali criticità ci sono e quali tipi di manutenzione, fra virgolette, fare in queste riforme che già adesso ci sono, ma ricominciare da capo sarebbe deleterio, perché passerebbero altri 5 anni per poter rivedere di fare tutto. Questa è la mia idea.